spiegato una cosa che mi aveva colpito nella sua intervista nella stampa, cioè che questo film sembrava un romanzo, non tanto un racconto ma un romanzo. Devo capire il perché, il senso, della profondità, della complessità. Sì. Poi volevo chiedere invece a Claudio di raccontarci com'è nata e soprattutto quanto vi siete divertiti nel girarla. Quella scena su Cina, che infatti era la partita più volante, si distrugge, si prende in giro il cinema italiano, e poi c'è questa citazione, doppia citazione, Daniel Ruiz, sorpasso, la lancia, la via a lei. Ma in realtà la parola romanzo mi viene sempre in mente quando leggo i copioni di Francesca Archibugi e di Paolo Zì, che in questo caso hanno scritto insieme. E non è aprire un copione, è aprire un romanzo vero e proprio, e quindi l'ho chiamato fin da subito romanzo perché aveva proprio la poesia, aveva proprio tutte proprio la narrazione, come era stato costruito, a parte che tutti loro, io ho fatto tre film con Paolo, due o tre film con Francesca, insomma, e ogni volta che apri il loro copione sono dei romanzi, ma poi ci sono stati dei momenti, in realtà per questa cosa io l'ho detta dopo, perché sono stati dei momenti in cui abbiamo girato al crepuscolo o all'alba, insomma al tramonto, all'alba, dove sfrecciavamo con la macchina appunto del sorpasso, la lancia Puglia, Appia, e erano momenti molto avvolgenti, poeticissimi, dove suonavamo il clacson, Valeria si alzava e al vento svolazzava questo foulard, mi sembrava di stare all'interno di un romanzo, è per questo che l'ho detto. E poi ci sono anche stati altri momenti, sempre girati al tramonto e all'alba, insomma, momenti crepuscolari, ecco. E lì mi ha fatto tanto pensare di stare dentro, così, no? Insomma, di questi gradi, dove accadono vicende una presso all'altra, dove ci sono le peripezie di queste due donne sbagliate, dove ci si incontra, dove si bisticcia, dove ci si abbraccia e dove man mano che si andava avanti si svelava anche la loro storia. E questo mi ha fatto anche pensare al romanzo, perché le scoprivamo man mano. Questo era bellissimo, perché io di Beatrice sì, più o meno sapevo tutto, ma non sapevo che veramente con questo, e quindi questo, e lei non sapeva nulla di me, l'ha scoperto man mano la scena, rubiamo la macchina al tipo e dice tu lavorai sul cubo, e da lì lei inizia a sapere delle cose, ci sono delle cose proprio, come le chiamano quelle cose? Trucchi del mestiere. Sì, in effetti qua c'è anche la quantità della narrazione, come diremmo, cerchiamo a volte, facciamo fatica a fare, mettere tutti questi eventi dentro quelle ore 50 che devono durare il film, io non ho la spudoratezza che c'è adorabile di certi miei colleghi che invece si preoccupano di percorrere un film di ore e mezzo, invece continuo, quindi ho paura, quindi ho anche dovuto rinunciare a molte scene nel montaggio, a meno che non lo proponga Netflix per una serie diciamo di tre stagioni. Infatti, le avventure. Scusa, mi hai chiesto? La scena sul cinema. Beh sì, ci siamo un po' presi in giro. Abbiamo fatto il turno di Veronica. Io l'ho chiesto a Francesca, che era stata la mia partner in scrittura. Che ci divertiva l'idea, questa famiglia aristocratica e ricchissima fosse ormai appunto messa al tappeto dai guai che aveva combinato la figlia, e quindi si adattano, come spesso peraltro ci è capitato di osservare nella realtà, abbiamo visitato molte ville per cercare i luoghi per riprese anche in film precedenti, trovare spesso famiglie di grandissimo lignaggio che campano affittando la propria casa al cinema. Quindi ci siamo divertiti a prenderci anche in giro, a prendere in giro il pregiudizio negativo verso il nostro cinema, da parte soprattutto di certa borghesia, se posso dirlo, e la, di,
insomma, Francesca, gli attori che hanno coinvolto, Jasmine e Corrado, sono presi in giro perché ci divertiva che Donatella trionfasse a casa di Beatrice Stupina, a questa reggia fiammesca dove stavano girando il film, e che le due scappassero nei panni di comparsi di un film anni 60 dell'Archibugi. Ho sentito flashbacks, quindi è il flashback di una scena che si chiama Un'altra estate. Francesca ha detto che ci sta pensando a fare questo film. Ecco, in quel momento dell'andar via, certamente io ho chiesto alla costumista a vestirmi da film, quindi proprio una furga da film, stavo scappando da un film, e quindi me ne ritroverò poi per il resto della storia a vestire in questo modo, provato, fiammesco, e quindi così la Katia Dottori, la nostra costumista, ha guardato un po' di film degli anni 60, e ha visto un look di Karen Spack che ha proposto la parrucchetta bionda con la frangetta per Donatella, e la rifulare è arrivata all'ultimo momento perché l'ha chiesto alla polizia di scritto, dai rifulare, così lo faccio fare. No, l'automobile sì, abbiamo proprio chiesto, ho girato una macchina tipo quella del sorpasso. A Termo Luisi non ci avevamo pensato, pensa come siamo ingenui. Pensa come siamo ingenui, no, veramente. E invece in effetti è perché, siccome ovviamente è una storia femminile, una fuga, allora uno viene in mente femminile. Poi c'è quella scena, dice, vabbè, ok, l'hanno dichiarato e quindi è a posto, sì, in qualche modo, è come appariva questo, no? E la poi dice, ma lo sappiamo, è un omaggio. No, omaggio, poi no, uno quando fai film spesso sì, mi rendo conto che chi osserva tende a osservare, a cercare questi giochi, queste cose, capisco, che è anche divertente, lo faccio anche. In questo avvito perché ci sono dei veri e propri furti, maggiore o minore destrezza, però quindi non li ho sentiti rilevare, mentre avete notato una cosa che non era assolutamente volontaria. Invece ci sono dei propri furti, di battute presi da altri film e da altre commedie teatrali, cioè il personaggio di Beatrice, i suoi dialoghi, ogni tanto li abbiamo presi da altri personaggi, di altri film. Non ti dico quale, a questo punto non lo trovo.